E salve a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, sono sempre io, lo so Jurassic 410. E oggi siamo qua nuovamente sulla Technically Incorrect. Siamo qua dove ci eravamo lasciati l'altra volta. E vi dico subito che se sentite la voce strana è perché ecco appunto, è perché c'è la mia fantastica gola che sta morendo. Ma non facciamoci troppo caso. Ho fatto un paio di lavoro off camera. Cioè, cosa hai fatto, Jurassic? Voi direte. Bene, adesso ve lo spiego. Ho praticamente ironizzato tutte queste cose qua e ho fatto la Cleaver, che è una spada grossa. Cioè, vedete, è una spada potente che però ti fa andare lento così. L'ho fatta perché mi serve, ok? Perché intanto sono anche andato a minare un po', e mentre stavo minando, vedete, ho raccolto un po' di, cioè neanche tanto, un po' di roba. Ho solo disboscato la caverna dell'altra volta e un'altra caverna che era verso di là. Vediamo se c'è ancora il punto. No, vabbè, verso di là comunque. E niente, ho rischiato di morire più di una volta perché l'unica arma che avevo che faceva danno era il mattock, che è più o meno un'arma. Quindi ho deciso, ma sì, facciamo un Cleaver. E l'ho fatto off camera perché ho fatto 3 episodi della Tinker e un attimino stava rompendo la Tinker. Quindi, cosa faremo oggi? Cosa faremo oggi? Oggi vorrei riuscire a fare ben 2 cose. Uno, una fornace elettrica. Due, un generatore per alimentare la fornace elettrica. E voi direte, ma è facile, dov'è il problema? Sì, è molto molto facile. Ma se noi cerchiamo qua, generator. Ok, e se facciamo anche quello più marcio, che l'ho scritto male? No? Ah no, sono nella pagina avanti, ok. E ci facciamo anche quello più marcio, ok, survival. Serve la redstone che noi non abbiamo. Non abbiamo per un semplice motivo: perché non possiamo averla. Nel senso che perché dobbiamo scavare questa bellissima oggettino che si chiama redstone ore, che con il nostro piccone in ferro non possiamo scavare, perché ci serve un piccone leggermente più potente. Quindi la soluzione, tra l'altro, perché questo qua scava fino al tin, esatto, la redstone dovrebbe essere leggermente superiore al tin, ma non ne sono sicuro. Quindi no, ho rotto il campo. No, questo aspetta il tap anche, sì, bene, ok, perché mi dispiaceva rompere il campo. Ok, quindi la soluzione sarebbe, sono andato anche un pochino avanti con la nostra super mega caverna dell'apocalisse, adesso andiamo a vedere. Tra l'altro qua è cresciuto un albero a caso, vi giuro, non c'era quest'albero. Non c'era, è cresciuto da solo. Voi ve lo ricordate? No, serio, questo albero non c'era. Oh no, non c'era, non sono stupido io, non c'era. Ok, sono andato un attimino avanti qua. Qua ho fatto questo qui, questo piccolo meccanismo per evitare che i villager entrino qua dentro. E se scendiamo, vedete, sono andato un po' in fondo. Quello che faremo oggi è andiamo verso proprio il fondo del mondo, raggiungiamo proprio il limite, e vediamo se riusciamo, se siamo appunto in grado di poter scavare la redstone, appunto. Qua, vabbè, dobbiamo fare questa cosa fantastica, perché se riusciamo a scavarla è una gran figata, perché possiamo già iniziare a fare le cose elettriche automatizzate, sì, e quindi voglio farle. Ah, guardate che bella roba, ho beccato una caverna, cioè una grotta, una miniera, una quella, non mi ricordo come si chiama, una mining shaft, ok, detta all'inglese, così almeno sappiamo che cos'è. Quindi andiamo a non morire, perché sento dei ragni belli. Dei ragni molto belli. Ok, ah, tra l'altro vi disattivo le X, perché queste X servono a me per sapere appunto dove spawnano i mob. Ok, sta laggando, non si sa perché. Boh, va bene. Ho finito anche le torce, quindi magari prima di procedere facciamo anche 2 torcine, perché le torcine servono sempre. Quindi craftiamole tranquillamente, tanto qua dovremmo essere abbastanza al sicuro. Al massimo ci esplode un creeper in faccia, ma non è un problema. Ok, qua non c'è nessuno. No, ok, ah, c'è dell'oro. Ok, l'oro però possiamo raccoglierlo davvero? Sì, forse ragazzi, ragazzuoli, forse possiamo raccogliere anche allora la redstone, perché se possiamo raccogliere l'oro, la redstone la possiamo raccogliere tranquillamente. Ok, tra l'altro, ecco questo spawner, magari lo distruggiamo, perché lo spawner è abbastanza inutile. Ah, il veleno. Ok, grande il veleno. Molto figo il veleno. Tra l'altro, cosa che stavo per dire? Ah, devo capire
Che cosa sono questi laghettini che ogni tanto fa Minecraft? Perché a quanto pare non è Minecraft che lagga, ma è proprio un problema col mio disco. Nel senso che, perché ho notato che nel momento in cui lagga, praticamente il disco lavora al 100%. Quindi potrebbe esserci un problemino col mio super mega disco. E quindi non, potrebbe non essere Minecraft che fa queste cose. Semplicemente è il mio PC che sta prendendo fuoco. Ok, no. Guarda, meno... Stateli un attimo buoni, che vorrei un attimo recuperare la vita, poi... Ok, l'ED possiamo raccoglierlo molto bene. L'iron anche. Beh, in realtà possiamo raccogliere quasi tutto. Là ci sono... scheletri blu. Tra l'altro... ho beccato... viaggiando così un po' per il mondo, ho beccato dei mob molto brutti. Eccolo qua. Era esattamente uno di quelli, i mob brutti, che vi shottano con un colpo, anche se avete piena vita. Quindi... direte voi. Che mob sono? Sono quelli della Meteor Overdrive, che è carino fino a un certo punto. Ok. Ah, mi sono glitchato nella... nella tomba. Fermati. Ok. Buono, tutto risolto. Ok. Quindi sì, ci sono questi mob che ti shottano con un colpo. Fortunatamente... non so se è qualche modo qualcosa Minecraft che è buggato, boh. Nel morire despawnano tutti i mob che c'è intorno. Quindi, boh, è figo. Nel senso, ci sta. Allora, comunque noi siamo alla ricerca di, della redstone, della pietra rossa, della pietra red. Quindi procediamo tranquillamente. Ok, qua scendiamo verso, i mob. Ce ne sono altri qui. Mi salti a... Volevo beccarlo fiero, ma no. Ok, niente, non ce l'ho fatta. Non ce ne dovrebbero essere ancora molti. Ho distrutto lo spawner a regola. Non ce ne dovrebbero essere più di tanti. Ok, oro, che ci fa sempre piacere. Eccolo qua, un altro. Ok, magari non so se riesco in qualche modo. Grazie. Ma quanto raggio hanno? Scusatemi. Quanto raggio hanno questi mob? Cioè, hanno un sacco di raggio. Ti colpiscono a 100 metri di distanza. Vabbè, non ci facciamo caso. Vabbè. Quindi, stavo dicendo. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Beh, ovviamente non me lo ricordo. Un ragno? Madonna, quanti ce ne sono? Ma c'è un altro spawn. Ecco, vedete, io sto lontano adesso. Mi beccherà sicuramente comunque. Poi si glitcha così nella pietra. Però è bellissimo. È sicuramente più facile colpirlo. Fermi, brutti ragni. Fatemi finire di quello che stavo dicendo, perché sennò me lo dimentico. Ecco, è successo, non lo sono dimenticato. Stavo dicendo che, forse abbiamo fortuna, nel senso che riusciamo a prendere la redstone. E forse, continuando con tutti questi mob, riesco magari anche a potenziarmi la Clevi. Sì, l'ho chiamata Clevi, tra l'altro, perché mi sono ricordato di dargli un nome prima di crearla. Ah, ecco qua. Madonna, c'era lo spawner. Fiero lo spawner, ecco perché. Pensavi. Quindi ecco perché ce n'erano mille milioni. Perché c'erano ben due spawner, non uno, due. Ecco, guarda, tu stai... da qua io riesco a beccarti. No, perché sei qua sopra. Cioè, è possibile che ce ne siano altri? No, dai. Ok, comunque devo andare verso il basso, quindi magari evitiamo di salire. Cerchiamo di andare il più basso. Cioè, cerchiamo una strada che vada verso il basso. Ok, tra l'altro in tutto questo... stiamo raccogliendo altri 100 milioni di miliardi di materiali. Il che mi piace. Qua vediamo se riusciamo a evitare di essere uccisi. Devo ricordarmi questo perché è molto importante. Scusa, il Charged Certus Quartz me lo fai raccogliere, ma il quarzo normale no. Con quale logica? Ape ed energisti, con quale logica mi fai fare questa cosa? Vabbè, ci sta, Ok, devo raccogliere il quarzo, stavo dicendo. Perché il quarzo serve. Però non posso ancora farlo. Tranne quello caricato, che a quanto pare sì. Quello caricato sì, ma quello normale no. Vabbè, ci sta. Questo qua è normale. Ecco, vedete, questo qua normale no. Ma se è caricato, sì. Ci sta? Sì. Ok. Vabbè, raccogliamo un po' di materiale random. Tanto, cioè, non siamo venuti qua per materiale. Siamo venuti qua per la redstone. Quindi, il nostro... punto prioritario è beccare la redstone. Quindi qua c'è un passaggio, vedo che va giù. Procediamo verso il passaggio. Qua crolla tutto se rompo qua. No, ok, è posizionato bene. Non è buggato in aria. Ok, qua siamo usciti dalla caverna, però in realtà non mi dà fastidio. Qua non metto neanche waypoint, intanto
Questa caverna è esattamente sotto il nostro punto di scavo, la nostra miniera, quindi non dovrebbe essere un problema raggiungerlo. Ho visto della redstone. Molto bene. Magari spegniamo quest'acqua perché è bella e tutto, però dà un po' fastidio. Quindi ciao acqua, grazie per esserti spenta. Tra l'altro, dopo devo mostrarvi una cosa che sicuramente qualcuno di voi sarà capace di risolvere questo problema che mi è successo. Cos'è questo, quel nome là che sto vedendo? Cos'è quel coso là che sto vedendo che non mi piace per nulla? Black quartz ore. Quarzo scuro. Sento suoni strani. Zero kit. Ah, cosa da mettere overdrive? Fermi. Fermati. Ok. Waypoint. Continuare. Guardate, usiamo questo modo cittoso e ci teleportiamo alla Tinker. Ok. No, ci sono i raggi. Ah! Ok. Tra l'altro vorrei anche, appena abbiamo un minimo di fonte energetica, mi piacerebbe anche creare, come stavo dicendo, una zona protetta con le torrette. Perché i mob in questo pack sono cattivi. Ma molto cattivi. Cioè non me lo aspettavo che fossero così cattivi. Ah, no, c'è uno zombie qui dentro. C'è uno zombie da qualche parte. Ah beh, qua però non c'è nessuna torcia. Ehi, piccolino. Scusami, villager della Tinker. Allora, intanto guardate, mettiamo tutto l'ore che abbiamo trovato qua dentro. Perché dopo torniamo su a scioglierlo tranquillamente e basta. Così almeno ci siamo liberati un paio di spazi nell'inventario. E boh, basta. Di ore non ce ne sono altri. Ok, nessuno che si muove? No. Torniamo al nostro continua, sperando di non essere trucidati da quel signore là sotto. Zero kit? Ancora in giro? Così non pare, non vedo più il suo nome. Ok, molto bene. Ok, guardate quanti bellissimi ore. Comunque no, non era redstone, era resonating ore. Che sembra redstone, ma non è quella redstone. Questa, vediamo. Sì, possiamo scavarla. Ma che bella roba, ma grazie per avermelo detto. Ma che, tra l'altro, figata perché continuando a scavare con questo piccone, esatto, mi si è potenziato. Vabbè, adesso abbiamo preso 1 velocità, molto bello. Continuando a scavare, stavo dicendo, l'altra volta ho beccato lapis, 120 lapis. Vuol dire che ho fortuna 1 su questo piccone. Quindi, praticamente la redstone mi dà più materiale quando la scavo. Quindi è molto molto figo. Allora, lapislazzoli, prendiamoli. No, che cosa brutta che ho fatto. Vabbè, niente, bisogna ritornare sopra e riparare il piccone. Quindi, togliamo la Tinkers, prendiamoci qualche iron, magari. Già che siamo tornati qua, ributtano tutto. Guardate, ne abbiamo 30, ne abbiamo, quindi. Questa cobblestone serve. Non mi serve, però non capito. Fermi, facciamo un attimo le cose per bene. Andiamo a casa e sistemiamo un po' di roba. E intanto ripariamoci il piccone. Posso farlo nell'inventario anche se è rotto? Non me lo ricordo. Sì, perfetto. Ah, uno solo ne usi. È buono. Ok, poi tra l'altro dovremmo farci anche uno zainetto subito. Perché, come ben vedete, l'inventario è già iper pieno. Ho finito anche il cibo, quindi dobbiamo assolutamente tornare a casa. Stavo dicendo, devo fare subitamente anche uno zainetto perché l'inventario sta sempre esplodendo ed è pieno. Non è bello. Quindi prendiamoci del cibo, tipo. Ok, andiamo su nelle chest. Che non mi ricordo come. Ah, qua sopra. E qua sopra, guardate, ho aperto tutto. E ho messo le chest un attimino in ordine. Non vuol dire che sono in ordine, sono proprio buttate tutti a caso comunque. Ma. E sono così, giusto per dici. Per una parvenza di ordine. Giusto per non essere tutto incasinato. Tanto ripeto. La prima cosa che voglio fare è la Tinker, quindi non mi interessa tenere in ordine più di tanto. Bene, torniamo subitamente a continuare. Ok, eccoci qui. Vediamo se riusciamo a non morire anche questa volta. Sì. Bene. E quindi niente, questo episodio sarà un po' così, un po' andiamo in giro a minare, facciamo cose e basta. Perché volevo iniziare già, come avevo detto prima, con fornace, cose così, ma ho visto che siamo già praticamente 20 minuti di registrazione, quindi quello mi è piaciuto.
Quindi, boh, secondo me facciamo, andiamo un po' in giro così a scavare, raccogliamo un po' di tanto materiale così l'abbiamo per un po' di tempo. E poi iniziamo a fare quelle cose che ho detto nel prossimo episodio. Quindi, secondo me così ci può stare. Perché tanto mi serve un sacco di redstone. Cioè, adesso no, adesso la redstone se ne serve un attimino per fare quelle due cagate che ho detto. Però dico, in futuro ne servirà ma tanta, 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 tanta. Talmente tanta che non avete idea. No, probabilmente chi ha già giocato modpack tecnici ha idea sicuramente di quanta redstone serve. Quindi, yeah. Ok, quella cosa era brutta. Qua c'è del uranio, che non capisco perché ogni tanto spawna a botto l'uranio. Della Industrial Craft, che mi pareva di averlo tolto perché tanto c'è la... Come si chiama quella mod? Vediamo appena me la ricordo, che c'è la Advanced Generators, possibile? Quella che ti aggiunge la yellowrite, insomma, che è praticamente un uranio però giallo. Sì, ecco questa, Big Reactors, ok, che aggiunge la yellowrite, che è uranio praticamente, che va nei suoi reattori. E è compatibile con l'uranio normale della Industrial Craft, quindi pensavo di averlo disattivato, ma a quanto pare non si è disattivato. Oppure non l'ho fatto, molto più probabile che non l'abbia fatto. Perché sapete come sono bravo io a configurare le mod. Tra l'altro mi sto stupendo del fatto che stanno spawnando solo materiali. Ok, un est, ok, ancora più veloce il nostro piccone, molto molto figo. Guardate quanto è figo. Sarebbe ancora più figo se a un certo punto mi desse la punta in diamante. Perché se mi desse la punta in diamante si potrebbero fare delle cose estremamente fighe. Del tipo, ehi, posso usarlo per scavare qualsiasi cosa. Praticamente qualsiasi cosa. In realtà ci sono materiali molto più duri del diamante in questo pack. Cioè con queste mod. Quindi potrei scavare praticamente qualsiasi cosa. Che sia no, materiale normale, relativamente normale, dico. Tipo l'ardite che abbiamo visto prima, no, quella no, perché è della Tinker e quindi la Tinker vuole il suo materiale, il cobalto per scavare l'ardite e niente. Il cobalto, ma la cosa bella è che per scavare il cobalto ti serve almeno un piccone di ardite, quindi dici, come fai? Boh, non me lo ricordo. C'era un modo per farlo, ma sai te, è una vita che non gioco più le mod. È una vita che non gioco più la Tinker, non le mod in generale. Perché le mod più o meno... No, ho bruciato un sacco di redstone. No, sono triste. La redstone serve, non posso bruciarla così. Ok. Tra l'altro, molto ri... Tra l'altro, camminando qua sopra c'è sempre il rischio che... Ah, qua c'è anche della obsidian. Ossidiana. Molto, molto bene. Perché mi potrebbe, ovviamente... Eccoci, ma perché tengo premuto shift? Ma so che fa così, eppure io tengo premuto shift e non so per quale motivo. Perché non va bene, Guarda, cioè vabbè, shift ci sta, perché dici sblocchi tutto e vedi quello che c'è intorno. Sì, però mi spreca tutto il piccone. E lo faccio perché mi sbaglio, non perché voglia farlo. Ok, raccogliamo anche questo, magari mettendo questo blocco qui. Ah, nella lava. Eccoci, siamo sui mati. No, ho visto una cosa molto brutta. Ho visto che non è spawnata la tomba. Dimmi di no, ti prego. No. Dov'è la tomba? Dov'è la tomba? Ah, è là sopra. Meno male. Stavo già per chiudere. Se si buggava la tomba, stavo già per chiudere la serie. Io ve lo dico perché. Però adesso siamo qua in parte alla lava. Non è proprio il massimo aprire la tomba qua in parte alla lava. Quindi facciamo un minimo di piattaforma di sicurezza. Tipo, ehi. Piattaforma di sicurezza. Scelgo te. Ok. Ecco, tipo i picconi sarebbero volati nella lava. Quindi ho fatto bene a fare la piattaforma di sicurezza. Allora, comunque siamo già morti due volte, no? Non male, non male. Ecco perché vi dicevo che non ero portato per fare l'altra serie in hardcore, perché sono già morto troppe volte. Ok, buttiamo via tutta questa cobblestone. Tanto, ehi, la cobblestone c'è infinitamente, quindi sinceramente non mi interessa averne un sacco. E basta. Ok, continuiamo la nostra ricerca di tanta redstone. Ecco tipo l'ardite, quella lì. Questa qua si scava con che cosa secondo voi? No, Resonating Ore non è l'ardite, scusate. L'ardite
È arancio. Ecco, è di quel materiale lì, ma è arancio, praticamente. Ah! Bisogna stare attenti qua in mezzo alla lava. Ma facciamo dei ponti giusti. Ah, cancelliamo il waypoint che rompe un po' le palle. Ok, grazie mille. Lì c'è della redstone che bisogna raggiungere cercando di non volare nella lava. Sarebbe abbastanza carino. Ok. Tra l'altro, ecco, io scavando queste cose qua tengo premuto permanentemente shift ed è per questo che succede che scavo tutto. Scavo proprio tutto. Ok, là c'è l'altra redstone e c'è un brutto signore là in fondo che si getta nella lava. No, è così, è più intelligente da non gettarsi nella lava. C'è un pipistrello, va bene. Non mi dà fastidio. Tra l'altro che bello passare in parte all'acqua che ti spinge, eh. È una figata passare qua in parte all'acqua. Ok, del diamante? Il diamante non possiamo scavarlo, questo sono sicuro al 100% che non possiamo fare questa cosa. Redstone, esatto. Qua però mettiamo un waypoint. B, diamante. Ok, si è aperta anche a caso l'inventario. Sì, l'inventario, la chats. Ok, qua in mezzo c'è dell'oro che, vabbè. Anche là c'era dell'oro, vabbè. Ma già che ci siamo raccogliamo tutte queste robe, dai. Perché mi dà capito, mi dà proprio fastidio lasciarle in giro. Non perché servono, lo so benissimo che, cioè, non. Quest'oro adesso non mi servirà mai. Adesso, in futuro ovvio, però adesso come adesso, no. Cioè, l'oro. Proprio la cosa più marcia che c'è, no. Ecco, magari qua facciamo un mini passaggio in cui possiamo evitare di morire. La redstone, adesso andiamo. Tra l'altro abbiamo messo tanto. No, uno stack è buono, allora. Là c'è quel brutto signore che guarda, non mi piace neanche un po' che mi osservi così. Beh, finché non può sparare, quei super proiettiloni che ti shottano, guarda, io sono contento. Quando può spararli, invece, un po' meno. Perché di solito sono sempre gli zombie che possono sparare. Ah, no, anche gli scheletri possono farlo, però, eh. Abbiamo della dirt. Ok, vedete perché non è bello buttare la tutta. Ok. Perfetto, vediamo quanta resta. Abbiamo uno stack e 42 più 30 a casa. Quindi no, non male. Vabbè, però raccogliamo anche questo. Già che siamo qua, poi. Poi torniamo su. Torniamo su e finiamo qua di. Niente. Ecco, sento qualcuno muoversi. Ciao signore! Dove sei finito? Corri in avanti. Dove è andato? Brutto signore. Tanto sei lento. Io ho una spada. Allora, questa spada fa 11 di danno, eh. Questa spada fa 11 di danno, vorrei ricordarvelo. Avete visto quanti colpi ci ha messo per ucciderlo? Solo per dirvi quanto è forte. E quanto la mettere overdrive voglia che. Ehi, tu devi essere già super forte appena hai iniziato a giocare. E quindi no. Nope. Ok. Altra redstone per noi. Vediamo. Abbiamo già due stack. Molto bene. Zinco. Lo zinco. Adesso non serve quasi niente lo zinco, veramente. Di lithium. Questo non ho idea di cosa sia. Mettere overdrive. Però è quella mod lì che ti fa i mob overpower. Quindi. Ci conviene prenderla, eh. Perché sai com'è? Magari diventiamo overpower anche noi dopo. Quindi sarebbe carino raccogliere. No, non si staccano. Non dirmi che non si staccano. No, non li ho raccolti per quello. E buttiamo via la carne marcia. Tanto chi se ne frega della carne marcia. Ok, possiamo prendere ancora un paio di redstone se la troviamo. Ecco, adesso possiamo raccogliere relativamente poca roba. Perché abbiamo l'inventario overpieno. Ah, guarda quanto si nasconde lo zinco. Cioè, non lo vedi lo zinco nei muri. Ok, silver. Silver non l'ho mai raccolto, vero? Quindi no. Ah, no, sì. Ok, questo materiale scuro l'ho già raccolto. Ok, quest'acqua adesso la chiudiamo subito perché è già molto fastidiosa. Dai, acqua. Ah, ok. Perfetto. E abbiamo yellowrite. Ecco, la yellowrite adesso praticamente fino a che non abbiamo un consumo di energia esagerato non la cagheremo mai. Cioè proprio evitiamo di raccoglierla perché occupa un sacco di spazio per praticamente nulla. Però poi in futuro quando ci servirà, ecco, allora in quel caso dovremo raccogliere. Cosa che posso buttare? Non posso buttare niente. Mi serve tutto. Però questa redstone è più importante. E anche quel ferrettino lì che gira. Quindi facciamo ancora una volta come prima. Waypoint, continuare. Ok, scritto in viola. Cancelliamo questo. Torniamo alla Tinkers. Questa cosa qua è la cosa più cheatosa del mondo, lo so.
Però, ehi, è una serie tecnica, non dobbiamo fare la strada. Tecnologia, avanziamo, yeah, basta, questo è quello che ci interessa. E torniamo là sotto. Continuare, ok. Perfetto, quindi, no, questo non posso scavarlo, la redstone la raccogliamo, scaviamo qua, scaviamo questo, scaviamo iron, mettiamo una torcia, sennò voi, povere persone, non vedete niente, perché il video di YouTube è sempre più scuro del normale. Già anch'io vedo poco, però su YouTube si vede il nulla cosmico, quindi sarebbe carino magari mettere qualche torcia in giro. Eccoci, siamo usciti di nuovo. Ok, altra redstone. Sì, comunque guardate, un botto di... Sì, ma io prima di iniziare questo episodio ero già straimpanicato dal fatto: ah, non potremmo fare niente perché non posso raccogliere la redstone. Poi ho scoperto molto, come si dice, molto come si dice, felicemente, un verbo di felicemente, molto felicemente, teniamoci felicemente come buono, molto felicemente, che in realtà, ehi, posso poi scavarla, che bello. E quindi niente, tutti i nostri problemi sono scomparsi abbastanza velocemente. Electroline, la electroline, no, pericolosissimo fare questa cosa, che folle. Eccoci, ho rifatto quella cosa brutta. Ecco, ogni tanto mi capita di fare questa cosa brutta, però va bene. Buttiamo via questo, scaviamo questo, scaviamo questo. Meno male che funziona solo sulla pietra e su tipo questi blocchi qua no, perché l'ho appena rifatto su questi blocchi. Quindi, yeah, perché ovviamente io non imparo dagli errori, no? L'ho appena fatto, ma sì, rifacciamo. Ok, zinco. No, no. Ok, andesite, ciao. E voglio iron, vabbè. Ma quanto? Ma tra l'altro abbiamo un sacco di ferro, un sacco di ferro. Che è molto figo, eh. Molto molto figo avere un sacco di ferro. Ok, direi che siamo a posto, nel senso, cioè, abbiamo ancora un sacco da esplorare, però direi di tornare tranquillamente a casa. Quindi torniamo a Tinkers. Ok. E basta, buttiamo tutta la roba qua dentro e iniziamo a farla sciogliere. Quindi, da Jurassic Solo 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Technically Incorrect, in cui faremo tre cose, ho deciso. Faremo il generatore, la fornace e il polverizzatore per appunto sduplicare i materiali tranquillamente con l'energia senza usare la Tinker. Perché la Tinker è bella, ma è un po' lenta. Quindi dobbiamo velocizzare e automatizzare tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!